Ciao a tutti, siamo a Bergamo per in occasione dell'inaugurazione della nuova sede Trek. Con noi ci sono molti atleti del team Trek, in questo caso Letizia Paternoster, che ringraziamo e salutiamo. Intanto Letizia, ti chiedo, tu alterni l'attività su pista con quella su strada, giusto? Come riesci a far convivere le due cose e allo stesso tempo come la pista ti aiuta per l'attività su strada? Beh, diciamo che bisogna focalizzare bene i propri obiettivi, quindi devo sapere bene quando spingere un po' di più sulla strada o quando dedicarmi un po' di più alla pista. E adesso in questa parte invernale ci sarà un occhio di riguardo sulla pista, chiaramente. Dopo comunque un bel rest, un periodo di recupero che avrò a novembre. E la pista dà tanto alla strada, perché comunque il colpo di pedale, quello spunto in più, la pista te lo dà sulla strada. E chiaramente in strada serve un po' più di resistenza, quindi la pecchi un po' di più magari nelle parti delle gare lunghe, però piano piano si lavora. Senti, il prossimo anno ovviamente ci sono le Olimpiadi a Tokyo 2020, che immagino saranno il tuo grande obiettivo. Hai già in programma come avvicinarti all'evento, quindi sacrificherai un po' la strada ovviamente a vantaggio della pista? Riuscirai a fare dei periodi in cui fai convivere entrambe le attività? Beh, chiaramente dovrò sacrificare qualcosa della strada per la pista, quello non c'è dubbio. Però comunque mi dedicherò comunque anche alla strada, nella parte magari primaverile, con le classiche, sicuramente la mi dedicherò un po' di più alla strada. Dopodiché volterò di nuovo pagina e si va dritti verso un obiettivo, insomma. Senti, parliamo di ciclismo femminile. Tu vivi in una realtà già molto importante, il movimento sta crescendo. Cosa manca ancora per farlo avvicinare a quello che diciamo è il movimento maschile? Cosa credi che dovrebbe essere fatto negli anni a venire? Ma sicuramente i media aiutano tanto, un po' più di un occhio, un po' di riguardo su noi ragazze, e penso che il ciclismo femminile stia crescendo tanto e questo sì, lo noto, lo percepisco anch'io. E dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione con magari ancora più immagine su di noi. Vedi delle differenze tra quello che accade in Italia proprio a livello di mondo femminile e quello che invece accade all'estero? Tu corri anche molto fuori Italia, quindi magari hai una percezione delle differenze o di cosa c'è di diverso? Ma sicuramente, come si può vedere in Belgio, c'è tanto più pubblico, tanto più a livello ciclistico proprio, trovi le strade piene quando noi passiamo. E qua in Italia il pubblico è un po' inferiore, forse se più media hanno un occhio su di noi, un po' più media, sicuramente aiuta il pubblico a seguirci e a guardarci. In Italia poi forse non tutti vedono il ciclismo come uno sport effettivamente femminile, mentre tu ad esempio sei sempre ben curata, alla moda. Come si riescono a far convivere le due cose? Ma io sono me stessa e quindi riporto me stessa anche quando vado in bicicletta. Non è vero che è uno sport prettamente maschile, appunto io, ma come tante mie colleghe, penso che possiamo essere anche un esempio della femminilità al di fuori del ciclismo. E quindi penso che appunto l'abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Sui social, tu sei molto attiva sui social, hai tanti followers, tanti fan. Come vivi il rapporto con i social? Per molti atleti è diventato quasi anche uno stress, diciamo, dover star dietro a questa attività. Tu come lo vivi invece? No, io sinceramente non è assolutamente uno stress, anzi a me piace pubblicare e rendere comunque partecipi le persone che ci seguono anche sui social, quindi è un modo per stare a contatto anche con loro e a me diverte, quindi assolutamente non è uno stress. Benissimo, quindi è un modo anche per far conoscere un po' la certo tua attività, ma tutto il mondo del certo, ciclismo femminile. Certo.
Perfetto, noi ringraziamo Letizia, facciamo in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti e vi diamo appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti, siamo qui con Giulio Cicconi, uno dei giovani professionisti italiani più promettenti. Quest'anno è stata un'ottima stagione per te Giulio, tappa al giro, maglia di miglior scalatore, maglia gialla. Qual è stata l'emozione più grossa in quest'ultimo anno o quella più importante da quando sei professionista? Ah, sicuramente quest'anno è stata un po' un'annata molto intensa, quindi di emozioni ce ne sono state parecchie. Forse la più grande resta comunque sia la maglia gialla al Tour. E indossarla diciamo era un po' il mio sogno, quindi sono riuscito a realizzarlo e ha un valore speciale. Bene, quest'anno hai fatto un grosso passaggio, anche se sei passato da una squadra World Tour, quindi cosa è cambiato rispetto a prima? Anche il tuo rendimento sicuramente è migliorato, hai fatto un salto di qualità, hai cambiato anche qualcosa nella preparazione, nell'avvicinamento alle gare? Sì, sicuramente quest'anno entrando in una World Tour è cambiato un po' tutto, a partire dal calendario, la qualità delle gare. Ho praticamente sempre corso gare World Tour e questo fa sì che cambia anche la preparazione, già a partire dall'inverno, quindi è stato un po' uno stravolgimento totale di tutte le mie abitudini, però alla fine devo dire che mi sono trovato molto bene e forse sono riuscito a dimostrare di più il mio valore in queste gare che magari in gare un po' più piccole, di minore importanza. Senti, per il prossimo anno hai già fatto programmi per le gare in calendario, ci sarà un po' di cambiamenti in squadra, quindi avete già programmato qualcosa? Beh, sicuramente ci sarà l'arrivo di Nibali e diciamo da buon italiano spero di potergli essere al fianco e di potermi divertire con lui, possibilmente in un grande giro e condividere appunto qualche grande soddisfazione. Quindi continuare nel tuo processo di crescita. Sì, assolutamente. Ti faccio solo alcune domande sulla tecnica, visto che i nostri lettori sono sempre molto attenti. Tu hai usato il disco quest'anno, quindi che feeling hai avuto, come ti trovi? Ti chiedo anche le novità dei rapporti che hai trovato sulla tua bici, visto che SRAM ha cambiato molto con il nuovo gruppo. Ma sicuramente le biciclette con i freni a disco ormai sono diventate all'ordine del giorno. Tutti praticamente lo usiamo quasi tutti e io ormai uso solo disco e non riuscirei più a tornare indietro. A livello tecnico sulla bici cambia tantissimo, a partire dalla frenata sono migliorato tantissimo in discesa e poi diciamo il nostro vantaggio più grande è il peso. Comunque sia con Trek riusciamo ad avere bici al limite di peso con freni a disco, quindi siamo... Tu usi quasi sempre la Emonda, giusto? Sì, io personalmente preferisco la Emonda per le mie caratteristiche, però anche la Madonna, ho avuto modo di provarla tante volte, è davvero una bici velocissima, quindi per gli appassionati la consiglio tantissimo. E ultima domanda, in merito ai rapporti che utilizzi normalmente? Sì, io ho cambiato diciamo anche sotto questo profilo quest'anno. E appunto con l'arrivo di SRAM il 12 velocità abbiamo utilizzato il 50-10 e devo dire che per me che sono uno scalatore mi sono trovato molto bene e quindi lo consiglio vivamente a tutti quanti. Benissimo, ringraziamo Giulio, facciamo in bocca al lupo per la prossima stagione a questo punto e alla prossima. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.